Tre idioti, un programma radiofonico, 1000.000 ascoltatori, una mucca. Radio Ca' Foscari presenta Il Pube in primo piano, condotto da più cinghiale che uomo, Nick, mezzo anni 50, mezzo nonno, Lorro, l'uomo con poteri da persona, Sio. Amano le donne, i soldi, le macchine veloci. E le fiere di paese! Yeeha! Bentornati, cari ascoltatori, al Pube in primo piano, il programma che, come di consueto, vi regala momenti di grande pace e relax. Grazie e buona giornata. Scusate, sto ancora ridendo da due settimane fa. Dalla scorsa puntata, esatto, di Il Pube in primo piano. Il bentornati Pube in primo piano. Bentornati al Pube in primo piano. Esatto, cari ascoltatori, bentornati e siamo qui pronti per una nuova puntata spumeggiante, roccheggiante, idiota, un sacco di cose. Soprattutto spumeggiante, roccheggiante, idiota e un sacco di cose. Ma lascia che io dica che oggi è lunedì. Rumore dell'occhiolino che faccio a Nick. Lunedì, okay. 8. Oh, oggi è lunedì 8, giusto? Già, non stiamo registrando in diretta per problemi tecnici perché c'è l'acqua alta lunedì 8 dicembre. Ah beh, ovvio. Già, acqua sì, che io ho già affrontato e sconfitto e che quindi so domare. So, sì, sai domare effettivamente. Sei annegato. Ehi, non importa. No, comunque effettivamente sai domare, prima ti ho annusato e... Ah, sì, è vero, sì, so domare. Assolutamente. Oh, madonna, l'umorismo. Benissimo, allora... Che grandi anticipazioni ci presenti oggi, Lorro? Cosa abbiamo di... Oggi è una puntata ancora più ricca del solito. Avremo ospiti, canzoni, rubriche e come al solito un rubrica, grande... Rubrica. E come al solito un grande bagaglio di cultura. Perché il Pube in primo piano è soprattutto cultura. Ah, sicuramente sì. Assolutamente soprattutto cultura. Sì, ragazzi, vi devo dire che mi sono dimenticato la cultura a casa, dunque per questa volta... Ah no, di nuovo? Cultura, giusto. Sì. Ok, va bene, allora peschiamo dal sacco del... Volevo anche dirci che, dirvi che ci hanno tagliato i fondi per la cultura comunque. Sì, esatto. Purtroppo per contratto da oggi possiamo solo fare idiozie. Già, siete fortunati perché almeno tre puntate precedenti c'era, insomma, pieno di notizie interessanti. Sì, notizie interessanti. Ma è sempre stato il nostro un programma comunque di grande impatto culturale, sociologico. È vero. Una volta ho preso il nostro programma, l'ho masterizzato su un CD di legno e l'ho, insomma, scagliato addosso a una persona e ha detto sì, è di grande impatto. È vero, sicuramente. Ed è rimasta toccata da tutto ciò. È il nostro fan numero uno adesso. Sì, esatto. Sì, sì, nonostante sia cieco da un occhio. Qual era l'ospedale? Non mi ricordo, ma mi pare uno di Brescia. Sì, Sante Roselline in Fiore. Sì, Sante Roselline in Fiore di Brescia. Sì, ah, sì, lo conosco. Sono andato quando mi sono spezzato il cervello. È stata una figata. Ah, beh, sì. Si ricordano tutti di te, sì, lì. Hanno veramente... È stato un periodo difficile. Già, cioè, mi ricordo che straparlavi equazioni matematiche. Per fortuna, esatto. Però sono anche contento di dire per fortuna che è un periodo che è passato e finito, perché Sio che diceva cose senza senso non se ne poteva più. No, effettivamente. Fortuna che adesso abbiamo il vecchio Sio colto e serio. Ah, ragazzi, a proposito di colto e serio, avete visto quei rinoceronti che stanno cadendo fuori dalla finestra? Sono una figata. No, ma io penso... No, scusa, niente. Mi stavo confondendo con quei piccoli lupi quelle che scopapapere volavano. Ah, le scopapapere. Rubrica, esatto. Quante volte riusciremo a dirle in una puntata? Nuovo tormentone di... Puntiamo a 1000 verso l'infinito! Questo, per la Disney, questo forse, per questa, esatto, cosa ci farà causa per un sacco di soldi, ma vabbè. Già, Andreotti la volta scorsa, la Disney questa, sappiamo come farci dei nemici. Esatto. Già, scrivete a lista dei nemici at radiocavoscari.it. Se esatto, volete minacciarci, denunciarci... Volete minacciarci anche. O anche minunciarci, no, o denacciarci. Ma volete condividere i vostri nemici con noi? D'altronde noi abbiamo un ottimo rapporto con il nostro pubblico. Quindi se volete darci dei vostri nemici e farli diventare nostri, va bene. Avete dei debiti? Avete...
Avete qualcos'altro? Perché io comunque non ne ho idea, quindi vedete un po' voi. E dopo questo piccolo spazio di pubblicità di agenzia prestiti delle cose. Agenzia prestiti dei debiti mortali, vorrei dire. Debiti immortali. Ah, come John Rottenford. Sì, John Rottenford. Il Nobel per la morte. Il Nobel per la morte. Cioè, il diversamente vivo, come amava definirsi. Sì. Ormai è diventato un po' l'icona di questo programma. Sì. Infatti, se andate sul nostro sito, al posto dell'iconcina di Firefox, vedete John Rutherford. John Rutherford. Tra l'altro, grandi novità anche per quanto riguarda il nostro blog, che ricordiamo il link. Rubrica. No, hai già sbagliato, non bisogna mettere il www. Quindi cancellate quello che dice Sio, niente www. Allora, esatto. Rewind. blog.radiocafoscari.it/ Il pube in primo piano, senza spazi. E se avete voglia di digitare un indirizzo più piccolo, anche se Nick mi ammazzerà, www.tinyurl.com ppiano. Insomma, ppiano. Per gli amici anche ppiano. Purtroppo ppp era già preso, abbiamo dovuto infilarcelo così, ma ci piace. Tra l'altro il blog di quell'associazione più pp, che sì, era molto bella, di quei... Ma tra l'altro anche loro sono della Golden Rain. Sì, ma loro sono altri estimatori di John Rottenford, tra l'altro, scoperto. Ah, sì? Sì. Che sì, bello sì. Condividere questa passione comunque con delle persone affini. Magico! Comunque, magica. Ragazzi, io vorrei un attimo porre l'attenzione su chi ci verrà a trovare dopo. Giusto, sì, ho la parola a te. È vero. No, sì, insomma, ci verrà a trovare un altro presidente di un'associazione... Molto importante. Molto, 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 lascia che dica abbastanza importante. Molto abbastanza importanterrimo, vorrei dire, per favore. No, cioè, proprio no. Sei pazzo. Io per favore lo volevo dire. Sì, grazie. Sì, per favore, cioè, sì. Grazie. Niente, figurati. Stai un po' calmo, hai capito? Rubrica. Ma perché non approfittiamo del momento per dare ai nostri ascoltatori una pausa? Mangiandomi un sacco di consonanti. Cosa? Scusami, eccomi. Ok, aiuto, abbiamo problemi, io manderei una canzone. Va bene, ora... Abbiamo la prima canzone scelta dal comitato del relax. Yeah.
Buonasera a tutti, sono Andreotti e anch'io ascolto ogni tanto, non troppo spesso, però ogni tanto il Pub in Primo Piano. Bentornati su Il Pub in Primo Piano. Radio Cafoscari. Oh, ma Radio Cafoscari te, stai calmo. Scusami. Come vi permettete, ragazzi, non si può dire Radio Cafoscari in radio. Cafoscari. Cafoscari. Radio Cafoscari. La smettiamo. Benvenuti su Il Pub in Primo Piano. Benvenuto e siamo sulle rubriche del Pub in Primo Piano. Ragazzi, continuiamoci perché questo è il momento più importante della trasmissione, come ben il sapete. Finale? No, purtroppo non ci siamo ancora. Il mediale, diciamo. Ah, il mediale carpale sinusoidale più due. Sì, comunque, virgola B. Prego, sì. No, no, ma introduci tu pure il nostro favolevole ospite. No, ma escludetemi, No, fate pure. Ok, come una voce, Nick. Non riesco a capire da dove proviene. Chi? No, scusa, cioè Laura siamo io e te qui. Non capisco. Giusto, forse ogni tanto mi immagino le cose. Hai capito, Laura siamo io e te. Oddio, di nuovo. Ad ogni modo, un attimo di contegno. E oggi qua con noi, anche per questa puntata, un ospite appunto favolevole. È il presidente delle persone che adorano la propria R moscia. Buongiorno a tutti. Buongiorno, carissimo Fabio Bortolazzi. Benvenuto. E grazie per essere qua con noi, soprattutto. Grazie a voi dell'invito e per il supporto che mi avete dato nel portare questa favolosa causa. Grazie a lei. Bene, ma Fabio, siamo interessati a questa nuova associazione nata, persone che amano la propria R. Allora, per incominciare posso dirvi che io sono membro unico, nonché gruppo a sé stante di questo partito che in Italia si è venuto a creare da tre trimestri, che ha preso spunto da un movimento nato in Francia e in Germania perché sono dei copioni e che sta avendo grandissimo successo in Cina e Giappone. In Italia la mia sede è a Trento e ha delle, diciamo, dei dipartimenti staccati nelle stazioni di Trieste e Mestre. Ma soprattutto vogliamo anche ricordare, perché lei di dove è nativo? Io sono nativo di Porto Gruaro. Esatto. E che è un paesino in cui questa R è pronunciata in modo altamente nobile, come potete ben sentire, e non come viene parlata dal volgo, come voi potete testimoniare. Sì, esatto, ma infatti siamo estremamente interessati, come lo saranno sicuramente i nostri ascoltatori, a capire perché questo, se posso permettermi il termine, feticismo per la R moscia. Assolutamente non è un feticismo e non mi offenda dicendo che è una R moscia, perché siete voi che non sapete pronunciare correttamente la R. La R non ha nessuna differenza dalla R che voi sapete pronunciare. È un'altra R, è un suono che in Francia, siccome sono millenni avanti, hanno messo nel loro alfabeto, hanno PQR. Invece noi questo suono non ce l'abbiamo e quindi ci tocca parlare, ahimè noi, con questa R. Non riesco. Esattamente, grazie Sio per il contributo. Non c'è problema. Grazie. Vorrei tantissimo riuscire a pronunciare. Non riesco, maledizione, porca vacca. Diciamo che ci vogliono anni e anni di studio per poter arrivare. Io penso che da piccolo avevo la grande sfortuna di parlare con questa R e tutti quanti mi prendevano in giro per questo motivo. Non riuscivo a pronunciare questa R dolce e soave come la sto pronunciando in questo momento. Ah, quindi la pronunciavi come noi, R. Esattamente, sono riuscito ad elevarmi ad uno stato superiore dal momento in cui ho conosciuto, tramite le influenze del tradizionalismo e dello strutturalismo francese, questa R che nell'alfabeto viene, diciamo, a caratterizzarsi. Quindi non esiterebbe a definire tutti i presenti plebei? Assolutamente no, perché noi siamo altamente democratici, quindi non andiamo a inveire contro coloro che, ahimè loro, non sono in grado di poter pronunciare la R correttamente. Quindi, insomma, oltre a veramente delle persone di un certo calibro, anche delle persone
con un'educazione, no, con, certo, esatto, con uno stile, ma direi, soprattutto anche questa particolare. Cosa, se stai a pensare, questa reminiscenza del momento in cui da piccolo ha dovuto elevarsi e cambiare questa cosa, significa che c'è anche una grande forma di disciplina all'interno di questo gruppo. A me lì è sfuggita una lacrimuccia. Sì, sinceramente, perché... anch'io, cioè, mi ricordo quando io avevo 3 mani e ho dovuto anch'io elevarmi. Sì, anche, due, anche quello. No, niente, pensavo soltanto che da piccolo magari ti prendevano in giro, la prendevano in giro, perché appunto lei era già riuscito a comunque raggiungere un certo livello di invidia, non riesco a pronunciarlo, mi dispiace. Non si preoccupi. Sì, effettivamente sono stato sempre molto prematuro. È stata una mia prerogativa, diciamo così. Capisco. Grazie, grazie. Grazie mille. Bene, possiamo passare direttamente al questionario intanto. Sì, esatto. Sì, abbiamo preparato delle semplici domande a cui vorremmo lei rispondesse per, diciamo, dare un contenuto più generale verso i nostri ascoltatori. Quindi passo la parola a Sio per l'angolo del questionario. Allora, abbiamo preparato un questionario sul terremoto. Sì, assolutamente. E ora le farò delle semplici domande e le darò delle opzioni di risposta. Il questionario questa volta da dove proviene? Sempre dall'università dei questionari? No, è dall'università concorrente, l'università dei non questionari, che comunque fa anche quella questionari. Ah, ok. L'università dei non questionari. Ma sì, l'abbiamo già sentita. Avevo dato l'esame per entrarvi, ma non c'ero riuscito perché aveva degli standard troppo alti. Ma me l'avevano detto comunque che era una cosa con una selezione molto fortissima. Triste, sì, tipo su 2 miliardi di persone ne sono passate un paio, mi sembra, sull'ultima selezione. Sì, 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 sì. E poi uno è morto dopo. Sì, e l'altro l'hanno assassinato. Esatto, quindi alla fin fine. E l'altro non esisteva, tra l'altro. Era l'amico immaginario del professore. Sì, comunque sì, in Italia c'è un casino. Questa cosa di dare dei calci alla gente. Prego, quindi l'angolo del questionario. Abbiamo un questionario sul terremoto, perché sappiamo che comunque Francia, Trento e Trieste sono i 3 epicentri più grandi di questo movimento e insieme di questo movimento tellurico. Amaramente concordo. Bene, allora. Ha mai avvertito un terremoto? Vero. No, ma può rispondere sì o no. Dopo ci sono anche le domande da rispondere vero o falso o altre cose. Allora, cosa stava facendo mentre, insomma, avvertiva il terremoto? Dormiva? Era fermo? Era in movimento o non ricorda? Non ricordo. Probabilmente una pietra mi ha trucidato il cervello. Bene. L'intensità delle vibrazioni o scuotimento avvertita? È nessuna vibrazione, un intenso scuotimento o non ricorda? Ma una intensa vibrazione. Bene. La sua reazione personale è rimasto dov'era o è uscito con calma o si è precipitato all'esterno urlando "Aaah!"? Mi sono precipitato all'esterno urlando che ricordiamo è la R che noi plebei non riusciamo a pronunciare. Mi perdoni se mi autodefinisco plebeo, ma mi considero tale. E l'equilibrio dopo il terremoto, sentiva capogiro, aveva difficoltà a mantenere l'equilibrio, è caduto per terra improvvisamente o non ricorda? Sono rotolato per terra, per la precisione. Ok, grazie. E i piccoli soprammobili che aveva nella sua abitazione, insomma, sono rimasti integri oppure si sono rotti? Sono rimasti integri alcuni e altri si sono rotti. Ok, ora alcune domande da rispondere vero o errato. Esatto, io vorrei semplicemente portare al nostro splendido ospite le mie congratulazioni per aver dato delle risposte che sono a dir poco emozionanti e toccanti. Infatti, molto. Cioè, veramente mi sono sentito anch'io, diciamo, affascinato dall'aura che la circondava, signor Fabio, nel momento in cui lei pronunciava comunque con tutta questa maestria e nobiltà queste magnifiche parole. Cioè, nobiltà è il termine esatto. Nobiltà, nobiltà. Esatto. Quanta nobiltà. Oh sì, fratello, l'hai detto. Nobiltà, io, fratello, torniamo nel ghetto. Ma bene, prego, la parola alla seconda parte del questionario. Può rispondere vero o errato? Che differenza c'è tra numero atomico e numero di massa? Errato. Bene. E quale tra le seguenti comprende solo nomi di particelle subatomiche? Subatomiche, mi perdoni. Molecola, ione, protone. Errato. Ok. Quali sono gli stati di aggregazione della materia? Molecola, ione, pugno vincente. Vero.
Esatto, qui c'era di nuovo il trabocchetto, perché se ricordiamo il nostro scorso ospite era stato un po' titubante, aveva risposto poi pugno vincente, ma di nuovo Fabio noi non riusciamo a portare in persona in studio che non siano integre. Impossibile distrarlo, fantastico. Esatto, integerrime. Una concentrazione unica, rara. Rarissimo. Rarissimo. Vi prego, limitatevi. Sì, e comunque è contagiosa la sua presenza. Deve capire questa cosa. Noi ci viene voglia di parlare così, pur sapendo di scimmiottare soltanto una R superiore. C'è riuscito? Sei riuscito? No, non è vero. Sei riuscito? Parlare. No. Parlare. C'eri riuscito, Nick. Eri piallare. Così vicino a elevarti a uno stato superiore. Prossima domanda. Esatto. Prossima domanda. Dalla regia ci richiamano. Allora, ultimi due vero o falso? Scusi, mi perdoni, l'ho davvero offesa. Vero o errato? Il legame ionico consiste nella forza che tiene unito l'elettrone al nucleo dell'atomo. Vero. L'altro giorno ho visto un canguro. Vero. Bene, ringraziamo davvero caro Fabio Bortolazzi per la sua collaborazione e la sua integrità morale. Impagabile presenza in questa puntata del Pube in primo piano. La ringraziamo. È diventato un contenitore culturale di inafferrabile valore in questo momento. Grazie all'ospite. Fabio, grazie davvero di essere stato con noi. Io ringrazio loro e buon proseguimento. Grazie mille. Ringraziamo e a questo punto, per spezzare un po' il ritmo, mandiamo un piccolo promo e poi la pubblicità. E per pubblicità intendo canzone. Ciao, sono Stitch e anch'io ascolto il Pube in primo piano. Mattina mi sono alzato, tachicardia e sangue dal naso. Hai visto un uomo che moriva per amore, ne conosco uno che muore per piacere. Il panda è il diavolo, con pane e caffè pomeriggio. È buono perché schiaccia la zecca che hai nell'orecchio, piace la donna nel tuo letto, per i bambini a merenda è perfetto. Il diavolo signor. Avete visto, sentito parlare del diavolo? Notte come un lupo mannaro, la luna piena mi ha trasformato, in cerca di sangue e galline nel pollaio, ma questo dolce è più buono e mi ha saziato.
Ah, bentornati con noi in studio, carissimi ascoltatori. Questo è il Pube in primo piano che vi parla. Ah no. Rubrica. Johnny Scopapapere è appena passato a salutarci e ci ha portato dei fantastici bignè al guano. Ah, Johnny Scopapapere, ti amiamo e grazie. Bene, che canzone è appena passata, Nick? È appena passato il pan del diavolo. Scusa, stavi parlando. No, niente. Il Scopapapere! Bene, scusa. No, dai, ora ragazzi, cioè, no, si sta parlando di il pan del Scopapapere. Ehi, papera. Maledizione. Non lo so, volevo solo dirlo. Cioè, no, allora potevi chiamare tipo per nome e cognome con il secondo Simone nome. Simone Aldigheri. Ti odio, Lorro Cimbolari. Ah, Cimbolari. Proprio come li faceva mia nonna. Ah, Cimbolari, mi viene ancora l'acquolina in bocca. Ah, a me... Ma Nick, no, veramente, no, volevi fare un appunto sull'ultima canzone. Sì, esatto, canzone. Volevo soltanto dire che Scopapapere. Io? Ci casca sempre. Ah, è così un mattacchione, no, dai Nick, di pure. No, le... dillo davvero, dai. Che, tra l'altro, com'è che si chiama? Perché non me lo ricordo più neanch'io. Il pan del diavolo. Ok, ed è? Del pan del diavolo. Ah, e ma? Ed è di Palermo. Figata. Ed è un cantautore, ed è un autore indipendente, l'ho trovato al May. Bene, è simpatico. Scopa papere. E a me piace il pan del diavolo. A voi piace il pan del diavolo? A me con io adoro il pan del diavolo. Marmellata. Sì, pan del diavolo e marmellata, ma dice che è anche buono col caffè o col tè ed è perfetto per i bambini, quindi... Ah, il diavolo, signor. Se sentite delle voci sullo sfondo, non è perché le nostre paranoie, i nostri amici invisibili si sono manifestati nella realtà, ma è solo perché abbiamo dei deliziosi ospiti qua in studio come noi. Oltre ad avere ancora Bortolazzi Fabio, il presidente onorario... Ce l'ho fatta! Ci riprovo! Presidente onorario. Maledizione. Hai perso il momento, sì. È stato un carro di emozioni. Mi chiedo chi sia questo tizio che qua già da un po' e continua a fissarci. Sì. È un po' inquietante, amici. Si è anche calato i pantaloni. Mi scusi, sei tu John Wayne? Sei tu John Wayne? E io chi sarei? Attenzione. Perché è John Wayne? Ah, ok. Bene. Comunque salutiamo John Wayne che è qui con noi. Ciao John Wayne. Ragazzi, ora abbiamo un momento molto giusto. Pregno. Oddio, ma è quello che sto pensando? È sì. Quello che stai pensando, Lorro. È quello che sto pensando. Sì, è il momento del fai da te di Sio questa settimana. Fai da te. Buonasera. Mi hanno chiamato qui in studio di nuovo, però io ho l'esame delle urine. Arrivederci. Fai da te. Esatto. È stato illuminante comunque come cosa. Cioè, finalmente ora sappiamo come fare da noi la pipì. Sì, in effetti. Basta inservienti di colore che ti tengono sul bigolo mentre sei in bagno. Basta coltello chiave. Proprio come lo faceva mia nonna. Ah, bene. Mi viene ancora la collina in bocca. Ah, scusate. Comunque. Volevi dire nelle orecchie, sì? Sì, certo che sì. Nelle orecchie. Proprio come le faceva mia nonna. Scopapapere. Rubrica. Si chiama Gilda Scopapapere, mia nonna. Ad ogni modo, ma quando è il momento epico che stiamo tutti aspettando allora, così tanto? Allora, introduciamo un attimo. Abbiamo avuto un'esclusiva da Kangaset per un importante, come si chiama, soap opera. Mm-hmm. Esatto, abbiamo la fortuna di poterla trasmettere in anteprima mondiale radiofonicamente e non parlando. E per aver avuto l'anteprima abbiamo dovuto inserire una piccola pubblicità che ora vi mandiamo una televendita. Sì, esatto, quindi manderemo aspettando Mortiful. Esatto, questo è il nome della nostra trasmissione. Aspettando Mortiful e Mortiful nel primo episodio, l'episodio pilota diciamo. Fantastico, quindi andiamo a goderci dopo una breve reclam questa super esclusiva del Pube in primo piano. Ah, reclam, proprio come li faceva mia nonna. Piano. Proprio come lo facevamo noi. Eniflex vi fa una nuova strepitosa offerta, realizzando tutti i vostri cuscini, chiamandolo 051 60 436 euro, 80 60. Eniflex vi completa tutta la testata dal letto con la fantastica testata con rivestimento imbottito e scamosciato. E incluse nel prezzo riceverete le esclusive trapunte da Inet scamosciate per l'autunno e per la testata. E l'inverno sarà ancora più caldo grazie alla testata. E compresi nell'offerta riceverete i 432 cuscini, il coprimaterasso 400.
136 coprirete. E poi ancora la fantastica rete con le doghe in legno, i lenzuoghi in legno e vestiletto volante. Avete capito bene, amici? Tutto a soli 80-66 euro. Anche in comode rate mensili da 436 euro. Perché con Eminflex chi dorme bene piglia testata. Lisa? Patrizia? Chi dorme bene piglia testata. Chi dorme bene piglia tu. Puntata numero 52.496. Riassunto degli episodi precedenti. Tiffany scopre che suo marito Bridge la tradiva con Roger, il giardiniere stuntman della vedova Foreman, e decide di vendicarsi tentando la scalata al potere all'interno della rinomata casa di divani alla moda Foreman e figli. Nel frattempo Bridget, la affascinante sorella di Jonathan, si invaghisce di Brittany, che tuttavia è innamorata di George, il padre di Thomas e amante di Elizabeth, e decide quindi di avvelenare il tè a Sarah, la moglie di Michael, per vendicarsi. Ma a casa Foreman i guai sono appena iniziati. Rebecca minaccia di denunciare Eric se confesserà a Rachel che il suo amore con Deborah è finito, scatenando così l'ira di Claire. Ma vi ricordate di Brittany? Il suo amore con JJ sembra giunto al termine. Riuscirà a riconquistare il suo uomo contro ogni previsione di Melanie? Bentornati col pub in primo piano, sempre Radio Ca' Foscari, esatto. Sempre degli idioti. Sto parlando io, non stai parlando tu, hai capito? Scusa. Allora chi è la persona grossa, chi è che puzza di più? Vuoi un giretto sotto l'ascella di nuovo? Sì, sai che mi piace molto, però arrossisco. Ok. Allora, ci eravamo dimenticati di dirlo prima, ma ve ne siete accorti? La soap opera Mortiful, che abbiamo in esclusiva, è la prima soap opera scritta, diretta e girata da zombie. È incredibile, ragazzi, veramente. Quei ragazzi ci mettono veramente l'anima. Quando avete sentito il punto in cui Bridget parlava con Jonathan? Sì, esatto. Ma quando pensavano di avvelenare il tè a Sarah è stato comunque toccante, oh, bello. Quei ragazzi veramente sono incredibili. Quindi, mi sono emozionato grazie. Così tanto. Esatto, una volta ho dato una pacca sulla spalla a uno di loro e li ho visti passare perché sai, sì, comunque sì. Sul jet set succede cose e ha perso un braccio. Sì, sì. Ma infatti è stato bello perché lui mi fa no, tienilo, tranquillo. Sì, mi ricordo, t'ha detto proprio... Sì, esatto, mi ha proprio guardato per dire tienilo, guarda, momenti così avrai magici. Un ricordo, un dolce ricordo di me. Sì, 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 fantastico. Sì, sì, ma quei ragazzi sappiamo tutti quanti che cioè, sono proprio buoni dentro. Sì. Quelli a cui rimane ancora il cuore. Sì, quelli, a cui, quelli sì. Che hanno quelli dentro che hanno sono, cioè. È un dentro delizioso. Sì. È un ripieno d'amore e gioia. Proprio come lo faceva mia nonna. Ma comunque. Che schifo, che cacchio faceva tua nonna, oddio. Comunque è bello perché c'è quello che hanno dentro, te lo offrono. Cioè sì. L'altra volta un paio di costole, sì. Un polmone, cioè li ho rimediati da Bridget. Sì, Bridget poi cioè, è un tocco di zombie, no, c'è insomma c'è un veramente... paio di... C'ha un paio di polmoni quella ragazza, oh. Belli in vista. Ah, Bridget, ah sì, no, è vero, lei li è entrambi. Sì, sì, no, sì. No, infatti che gli mancano le ossa del costato. Ah, della, okay, okay, quindi che polmoni, ragazzi. Ah, due polmoni che ma a metà bastano. Passiamo oltre, insomma, dopo esserci goduti questa super esclusiva. E passiamo indietro, rubrica, praticamente. Rubrica. Esatto, passiamo oltre. Passiamo il davanti, quindi indietro. Oltre il futuro! Oh no, ragazzi, il flusso del tempo mi sta risucchiando. Benvenuti all'inizio della puntata di Razzabadabada, di Indiretta Musica Italiana. Questi programmi sono belli, però non come il pub in primo piano. RCF on the rock, fermi. Il pub può dare dipendenza. Fermi tutti.
RCF on the pube comunque era. Oppure... Scusami. O pube on the rock. Pube on the rock. E fa male però, cioè, insomma. No. Pube on the rock. Il pube... Anzi, il cioè, rock può fare veramente male. Cioè, esatto, anzi, rock on the pub sarebbe preoccupante perché, insomma. No, ma anche pub on the rock comunque è un peso tu da sostenere. No, io volevo approfitto di questo momento per fare una piccola pubblicità ad un progetto nuovo interno a Radio Cafoscari che è molto bello. Vai pure. Ci ha contattato Babbo Natale. Ah, giusto. Ci ha contattato Babbo Natale. Salutiamo uno dei nostri ospiti. Esatto, che se ne ciao va. John Wayne. Ciao John Wayne. Sei tu che vai via? Ah, e io chi sarei? Uno che resta? Bene, Babbo Natale dicevi. Esatto, Babbo Natale ha contattato Radio Cafoscari dicendo che per gli ascoltatori più diligenti proporrà dei premi che verranno estratti. Ascoltatori più diligenti? Ma come potremmo selezionare gli ascoltatori più diligenti? Cosa dovranno fare? Dovranno mandare una mail con scritta sopra la propria letterina per Babbo Natale a babbonatale@radiocafoscari.it. E no ragazzi, non è uno scherzo, è stato veramente aperto solo per voi questo indirizzo, Nick. Babbo Natale @radiocafoscari.it. Quindi oh, come lo dice, sì, mi fa rappare come un montone. Aspetta, aspetta, aspetta. Proprio come lo faceva mia nonna. Bene. Comunque facciamo di nuovo, dicevi, schifo, loro, le cose sì, come le nonne. Sempre schifo, sì, okay. Che domanda. Ah sì, aspetta, mi sono dimenticato di vomitarmi addosso. Grazie, vado un attimo a pulirmi. No, ma sei pazzo, cosa siamo noi dei lord? Continua a deliziare la nostra vista con quelle fantastiche cose. Quello cos'è, un pezzo di toast? Sì, toast, ho mangiato stamattina. Beh, grazie, cioè potevi chiederne, nel senso magari lo volevo anch'io. Io lo voglio adesso. Io te l'ho chiesto. Sì, tieni. Ah. Buono, eh? Ehi, maledetti. Con quel retro gusto di bile. Mandate le vostre letterine di Babbo Natale entro il 15 di dicembre è a babbonatale@radiocafoscari.it per così poi registrare le migliori, ovviamente, mandarle in onda, e la migliore vincerà un enorme premio a sorpresa di cui non possiamo però ancora fare... Esatto, non possiamo assolutamente fare menzione, ma vi assicuriamo che è un super premiolone. Esatto, se pensate che questa sia una presa in giro, affari vostri. Beh, siete brutti, cioè, comunque, vi ho visti e siete nell'home page di radiocafoscari.it c'è Babbo Natale che ti dice: ehi tu, brutto stupido, mandami delle email. Quindi andate sulla home page di Radio Cafoscari e non dimenticatevi di visitare anche il nostro blog. Esatto. Ma quello, le coordinate le diamo dopo. Facciamo di nuovo comunque un salto indietro. Perché ci siamo... Rubrica. Ci siamo dimenticati. Pornhub.com è il mio blog. No, dai, vabbè, comunque. Quello che sto cercando di dire da almeno mezz'ora... Scopa paper. Esatto, finalmente l'abbiamo detto. No, ci siamo dimenticati di far leggere al caro Fabio Bortolazzi, che è ancora qui in studio con noi. Che pazienza perché... infinita, è veramente una persona ad alto livello. Esatto. Aveva portato una poesia scritta da lui e voleva leggercela. Prego, caro Fabio. La ringrazio. Sempre caro era quest'ermo colle marrone. E questa barriera che da parte destrossa del 33° orizzonte trentino il guardo separava dai trentini entranti. Ma trovandomi seduto e mirando interminati terreni dall'altra parte e sovrumani silenzi e profonderrima serenità, io nel pensier mi do ad intendere, ove per poco il color non si spaura. E come il vero verro avverto stormir tra i correnti arbusti, io, quello infiniterrimo silenzio, a questa voce persa vo comparando, e mi sovvien l'eterno, e le morte quattro stagioni, e la presente è vigorosa, e il timbro di lei. Così, tra queste enormità, muore dentro l'acqua il pensier mio, e il naufragar me sereno in questo mare. È incredibile, bellissima, cioè grazie. Veramente eccezionale. Tra l'altro, notare bellerrima, come bellerrima, direi esatto. Ma come questa R nobile abbia reso ancora più toccante questa poesia? Pregna, veramente pregna. Infatti, io avevo qui sotto mano il testo della poesia e vedevo questo strano simbolo, semp simbolo e K simbolo O, e non capivo cosa fosse. Probabilmente è il simbolo della R che riesce a pronunciare lui. Abbiamo e che noi capito non ora riusciamo. Leopardi, così. Corretto. Grazie, no, non ce la faccio. Mi è parso di nuovo di essere ma riuscito. Tra l'altro, di chi era questa poesia? Scusatemi, di Romolo Rompardi. Ah, sì, mi sembrava. Grazie, Fabio. Mille. È stato un piacere averti con noi, davvero. Figuratevi, no, davvero. Ringraziamo e applaudiamo un attimo. Esatto. Anche applausino. Perché ricordiamo oggi che non siamo in diretta, non abbiamo i suoni registrati. Qual
maledizione, i suoni registrati. Basta, ragazzi, un contegno, su via. Questo era il mio contegno. Nick sta morendo, sì. Figata, ok. Sto seguendo le orme di John Rottenford. Ah, John Rottenford, anche tu vuoi diventare un diversamente vivo. Certo. Ragazzi, io direi che è anche abbastanza ora di mettere un prossimo pezzo. Ma tocca a me, tocca a me, tocca a me, tocca a me. Tocca a te? Tocca a me? Tocca a te, ne? Tocca a me, ne? Tocca a te. Bene, allora vi lasciamo in compagnia di una canzone che... No, non lo posso mai dire, maledizione. Questa canzone spacca i culi, ragazzi. Probot, Shake Your Blood. Cos'era? Primo R-C. Scaffale. Scaffale. sul pube, sul primo musica italiana. Primo... Sul primo la semena. Retta. Sul primo retta, sì. No, 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 forse era il ministero del pube, però non... No, il pube in primo sono sicuro. Aspetta. Pube. Aspetta, cosa hai detto? Il primo club. Aspetta, era qua, c'è qualcosa quasi. Che quasi. Quasi, ma non. Ah! Il pube. No, no. I pub in primo piano. Buono. Bentornati. Ok. Scusate se vi ho urlato nelle orecchie. Squalo hai detto? Squalo. Pub in primo piano, pub in primo squalo.
Forse adesso mi hai messo il dubbio. Esatto. Anch'io, perché suonano bene tutte e due, non mi ricordo più cos'è che era. Vabbè, guardiamo dopo sul nostro blog, che è www.blog.blog.blog. Blog, proprio come li faceva mia nonna. Esatto, vuoti. Va bene, allora, visto che abbiamo fatto un tentativo di registrazione, lo diciamo perché tanto siamo in registrazione, sì, esatto. Chi allora, se ne frega. Ormai l'avete capito. No, va bene, ma bravi. Dai, raccontalo, bravo. No, dai, io mi giro. Non offenditi, per favore, dai, bravo Lorro. Io lo racconto. No, esatto. No, praticamente abbiamo tentato di fare i primi 3 minuti di questo spezzone. 30 minuti. 35 ore. Abbiamo fatto quella maratona da un mese in radio per poi accorgersi che Lorro aveva il microfono spento. Lorro! Rubrica! Scopapapere! Di volte, cioè, prova a dirlo, sono proprio rubrica, bene. Rubrica! Lorro! Scopapapere! Lorro, amatemi! Se non stai zitto, dico l'indirizzo del mio sito. Passiamo oltre. Passiamo. No, giusto, sì, avevi una comunicazione importante da fare. Una mega comunicazione. Vi ricordate, tipo A, prima di questa comunicazione? Okay. Però la puntata scorsa. La puntata scorsa, che l'ultima non è andata in onda perché avevamo... La qua alla gola! Prima era venuta molto più spontanea, comunque. Sì, faceva ridere schifo comunque. Sì, lo so, però è un po'... Comunque, la scorsa puntata... La scorsa puntata abbiamo sentito Give Me Hell. Vado corretto, Give Me Hell, sì, dei Drop Alive. Vai corretto. Dei Drop Alive che hanno notato il link che abbiamo messo al loro MySpace dal nostro blog e ci hanno inviato, oltre che un'email, una telefonata. Non so se si dice inviare una telefonata. Sì, ci hanno inviato una telefonata. No, non si dice inviare. Si dice telefonare un'email, mi sembra. Sì, infatti. Ci hanno telefonato un'email, infatti. Ci hanno telefonato un'email e mandato una splendida telefonata. Ringraziandoci e chiamando purtroppo in radio in un momento in cui noi non eravamo presenti. Ma eravamo presenti col cuore. Esatto. E accartocciandoci un saluto. Sì. No, li ringraziamo davvero perché insomma ci hanno fatto i complimenti per la trasmissione, anche se la nostra trasmissione fa un po' cagare. Li ringraziamo soprattutto cagarissimo, scusa. li ringraziamo soprattutto perché appunto fanno parte di quella schiera di artisti che ci regala la musica e noi insomma la passiamo e noi non la paghiamo soprattutto. Grazie Drop Alive. E comunque volevamo appunto ringraziare e dire che comunque prima o poi faremo qualcosa con loro perché stanno lavorando al loro prossimo CD. E volevamo, insomma, lanciarli. Grazie, Drop Alive. Grazie. Il Pube loves you. Il Pube ringrazia e saluta e pesce. Esatto, cioè, il Pube supports Drop Alive. Sì, le lingue, le so anch'io. The Pube in first piano supports the Drop Alive. Mi sa che piano, no? Cioè, non per piano fa. Il Pube in primo piano, nel senso di pianoforte. Esatto, è un programma musicale di cultura. In first floor. Conosco gente che ci farà molto male per questo, conosciamo di qua. Cioè, e tipo Andreotti. Stavo appunto dicendo questa volta non parliamo. Il Pube in primo slow. Ma vaffanculo. Permettimi di dire vaffanculo in radio. Era meritatissimo. Vabbè. Però faceva mega ridere. Ad ogni modo. Quindi il Pube in primo silent. Basta. rubrica. Scopa papere. Per i bambini. Di cosa? Allora, visto Fotti che abbiamo polli. Ciao, ragazzi, cosa sto facendo? Stai strabuzzando gli occhi. No, sta avendo una crisi epilettica per noi. E quando ho una crisi epilettica cosa vuol dire? Che dobbiamo contenerci. Ah no, giusto, è vero, dobbiamo darci un contegno. Scusami, Lorro. Rubrica. Ad ogni modo, no, visto che la scelta, quando il degenero avanza, possiamo scegliere tra una lista pressoché proprio come lo prendeva mia nonna. Come lo faceva tua nonna? No, e poi trovavo sempre dove andavo perché lasciava la strada. Cosa stavi dicendo, Lor? Non era intracciabile, li adoro. No dai, comunque, contegno, sul serio. No, Lorro, parla, noi tre, zitti. Io, te e il nostro cervello. Questo qua, c'è qualcosa che mi torna, ma farò finta di niente. Fatti polli. No, possiamo scegliere tra la lista pressoché infinita delle rubriche e dei servizi a nostra disposizione. Quindi, con cosa ci vogliamo intrattenere adesso? Ma io volevo presentare la nuova rubrica di Radio Caffoscari. Che cosa? È totalmente innovativa. Oddio. E si chiama... Il Pube in primo piano presenta dolore fisico! Oddio! Aspetta, allora sbatterò la testa contro il muro. Aspettate un secondo. No. Esatto, no. Aia! Esatto. Io non lo farò. Il Pube in primo piano presenta dolore fisico alle mani. Ah! Esatto. Ok.
la prima rubrica masochista su tutte le radio. Esatto. Di queste metteremo il video sul noi blog. Ci mettiamo il sangue nella trasmissione. Sì, anche sì, boh, degli ematomi. Devi pulire il muro però. Il cioè. Vetro, vorrei il vetro. Dire il cartone con lo scotch. Già, scusa, mi piace fingere che abbiamo una finestra. Benissimo. Vetro. Beh, contegno, è arrivato il momento della cultura. Di nuovo. Convegno. Parliamo di porno. Ah, pornografia. E dunque lasciamo la parola a Lorro. Ma tra l'altro non ho mai capito perché pornografia, scrittura porno. Ma perché il porno all'inizio non era... Era per non vedenti in braille. Era praticamente solo scritto e tipo c'è cioè uno dei primi dialoghi della grande pornografia storica. Cioè su Genji Monogatari mi sembra. Sì, 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 che era... Ah, sì... Ah, ecco, una cosa del genere. Quindi capitolo 22, mi sembra. No, no, ti sbagli. Era l'appendice, era stato aggiunto poi perché era stato ritrovato. No, il capitolo 22 è quello sulla zoofilia che tu adori. Ah, è quello. No, ok. Non riesco a fare cinghiale. Neanche io ci ho provato, ma vabbè. Grazie. E comunque. No, esatto, c'è un momento, dite che è troppo presto, io lo manderei, cioè, no. Nick, time has come. Facciamo il jingle? Time has come. Yeah, he was happy. Ok, brilliant. Welcome to the Fubo and Fredo's Matters. Welcome to the jungle, we have fun. Nick, okay, allora... No, scusate, ok. Ritorna il Pube in primo piano con gli... Agenda da, agenda range, agenda da. Ti odio. Gli eventi della settimana. Jingle. Oggi pomeriggio. No, esatto, dovremmo poi fare un jingle per questa cosa qua. È vero? No, ok, Loro mi sta picchiando, dice di tagliare. Aia, mi tirano piro. Una nutrink allora. No, lunedì 8, che sarebbe oggi, alle ore 16, c'è il Festival dello Yodel in Laguna, con esponenti del tipico canto lagunense. Come ricordiamo, sì, quello sì. Che è stato trasportato un po' dall'altezza delle montagne fino alla bassezza della laguna. Io mi sono allenato, per esempio. Però non sono ancora tanto faccio bravo. Già, questa era la parte lagunense. Esatto. Sono due voci. Body. Poi, mercoledì 10, invece, abbiamo le audizioni per l'Isola dei Famosi. Quando erano in vita. Quindi se avete personaggi famosi della storia ormai deceduti da presentare, fatelo pure. Saremo lietissimi tutti insieme in piazza San Giovanni Paolo Andrea Apostoli di comunque accoglierli e poter fare una selezione come Dio comanda. Giovedì 11, una mostra d'arte bidimensionale, scaturita dal grande successo che ha avuto la giornata del lancio col paracadute senza paracadute. Ah, sì, infatti, questa mostra di flat art. E a proposito c'è qualcosa che non va, no, Nick? No, ti si sente. Ah, solo perfetto. Che, avendoti vicino, ho difficoltà a capire se ti sento perché sei vicino o ti sento perché sei vicino nella cuffia. Siamo Nick, è quello che cuore. Si dice una regia professionale. Ah, sì. Non so se ti riesco a sentire perché mi stai vicino. No, solo perché ti sto sentendo davvero in cuffia. Vai così, Nick, che ci piace. Comunque, CGL e Cisle Will. In natura. Cosa? CGL e Cisle Will dicono che alla scorsa giornata del lancio internazionale del paracadute senza paracadute hanno partecipato 50 miliardi di persone. Sì, infatti, sono stati contentissimi dell'affluenza. Solo che chiedono se per questa volta il pagamento può essere anticipato. Esatto, perché hanno avuto dei problemi, insomma, con i pagamenti. Esatto. No, più che altro, cioè, ci sarà una riedizione di questa cosa. Perché comunque la mostra d'arte bidimensionale che ci sarà sempre nella piazza. In cui si è svolto la giornata del lancio del paracadute senza paracadute e comunque, cioè nel senso, è una temporanea, dura poco perché comunque i corpi vanno in putrefazione, quindi dopo un po' diventa più natura morta. Tempus fugi. Ed è interessante, però tempus scripta, fugi. Yacta est. Esatto. Yacta estissima. Carpe diem. Carpe manent. Ale diem. Sì, Alea manent. Alea manent lupus. Sì, ride bene chi ride ultimo. Cioè ride bene chi ride lupus. Chi ride ultimo. Ride bene chi ride in fabula. Va bene, comunque no, vorrei finire se mi sì, no, prego, scusa. Poi Fabio, prima di andare via, ci ha ricordato che sabato 13, ad esempio, per tutte le piazze della città di Venezia ci sarà un congresso sulla non è tanto simile. Ma infatti ma bisogna assolutamente assomiglia. Tengono delle lezioni lui e gli altri componenti del gruppo che assolderà a breve e ovviamente sarà possibile finalmente imparare questa nobile arte che non con molto esercizio.
Infine ricordiamo che domenica 14 c'è l'apertura annuale della stagione teatrale. Sì, per l'apertura annuale della stazione teatrale. Ma perché ogni volta lo mettono come ultima voce del bollettino e tu credi che, cioè, non ci siano? Dici, dai, tutto sera arrivi alla fine e ti becchi la vaccata, e non te lo aspetti. No. Ma cosa è l'apertura annuale della stagione teatrale? La apriamo ogni anno. Annuale, sono dei fuori di testa. Mattacchioni del comune. Oddio, apertura annuale. Cioè, ok, no, basta, mi fa male. Scusa, è che fa mega ridere. Cioè, no, vabbè, dai. No. Hey, vabbè, io quindi apro annualmente la stagione del ragazzi, teatro, ragazzi. Temo che sia arrivato il momento più triste per noi e più felice per gli ascoltatori. La fine del mondo. Visto che oggi non abbiamo i suoni, dobbiamo arrangiarci. Esatto. Può la fine del mondo essere un palloncino che si sgonfia? Nick pensa di sì. Ad ogni noi modo, di Voyager pensiamo di no. Ragazzi, persone, ragazzersone, sassi. Persazzi. Schede video. Anche quest'oggi la puntata del Pub in primo piano volge al termine. È stato bello passare del tempo con voi. Noi ci siamo emozionati e siamo sicuri che anche voi abbiate provato gioia, malinconia a volte, ma sempre tanto amore nei nostri confronti, tanto quanto noi ne proviamo nei vostri. Allora, accarezzandoci una tetta, vi auguriamo una buona continuazione e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ricordate, accarezzatevi re tette. Lorro, Nick e Sio vi salutano e vi danno appuntamento la prossima settimana, senza prima dimenticare che abbiamo un sacco di contatti, cioè il pub in primo piano @radicafoscari.it per scriverci una mail, blog.radicafoscari.it /il pub in primo piano per visitare il nostro sito con blog, podcast e un sacco di cose, nostre immagini, wow, bellissimo, radicafoscari.it il sito della radio che state ascoltando con un sacco di cose. Babbo Natale@radicafoscari.it la mail a cui dovete mandare la vostra letterina di Natale per avere in cambio un bellissimo premio. Google.com se volete cercare qualcosa che non sia il pub in primo piano, però esatto, l'abbiamo modificato in modo che trovate solo il pub in primo piano. Allora, alla prossima. Ciao. Lorro, pub e papere. Ciao. Lo aspetto nell'aria, la sento ronzare mentre spargo di te.
avanzare. Sin dai tempi dei greci, la rima più bella accomuna lo spirito d'una farfalla. Ed accumula, accumula, accumulo vita, ed il sangue che spiro alle loro ferite. O sarà la benzina del viaggio finale che farà del mio cuore motore immortale. Il mio caso è studiato con grande attenzione da una branca di scienziati in evoluzione. Una mente si fatta ha bisogno di cure che analizzino il fondo delle mie paure. Ogni segno, ogni indizio, ogni particolare è un tassello che ci serve, è un tassello che ci serve, è un tassello che ci serve alla tesi finale.